Due giorni emozionanti, quelli vissuti durante la terza edizione di Cilento Battente, il festival raduno dedicato alla chitarra battente, svoltosi nell'affascinante borgo medievale di Ortodonico, frazione di Montecorice. Le note dell'antico strumento musicale hanno richiamato tanti suonatori provenienti da diverse regioni del sud Italia, i quali, oltre ad esibirsi, hanno partecipato attivamente al ricco programma messo in piedi dal direttore artistico Gianluca Zammarelli. Un vero e proprio viaggio nel tempo che guarda però al futuro. L'obiettivo, infatti, è quello di creare una scuola di liuteria per insegnare e diffondere l'arte della progettazione, costruzione e restauro di strumenti a corda, ad arco e a pizzico. Un'operazione di valorizzazione delle tradizioni locali che possa diventare un'opportunità soprattutto per le giovani generazioni, percorso da tempo intrapreso dalla Proloco di Ortodonico, organizzatrice dell'evento, pienamente soddisfatta per la manifestazione dello scorso weekend in cui sono state celebrate le radici e le storie tramandate di generazione in generazione. Stiamo cercando di riscoprire la chitarra battente che tra Castellabate e Casigliano di Sessa, neanche molto tempo fa, fino al 1950 circa, c'era una bella tradizione di liuteria attorno al Monte Stella. E la chitarra battente come musica popolare, ma anche musica culta, perché non è detto che non possa esserci, potrebbe essere un trampolino di lancio per il territorio.